Le due settimane trascorse, partendo dagli assiomi di Peano, abbiamo ricostruito, cioè definito insiemi numerici comprendenti n fino ad arrivare a Q. Il Q in realtà abbiamo visto che erano definite una somma, un prodotto e una relazione d'ordine minore uguale. Con queste strutture Q si dice un campo ordinato che archimedeo. Nel senso che campo significa esattamente, in una parola riassume tutte quelle proprietà di somma e prodotto che abbiamo analizzato. È un gruppo rispetto alla somma, la prodotto è distributivo rispetto alla somma, anche commutativo, se il prodotto non fosse commutativo qui parleremo di corpo. E poi l'esistenza degli elementi neutri, l'esistenza degli elementi opposti e reciproco, naturalmente reciproco solo per gli elementi diversi da zero. Insomma, tutte quelle proprietà algebriche di somme e prodotti sono riassunte nella parola campo. Ordinato significa che c'è questa relazione d'ordine, ma che abbiamo poi tra l'altro visto come si controlla che è tra due frazioni quella che è più grande, insomma. Però non basta, questa relazione d'ordine deve avere quelle due proprietà, le ripeto perché l'ho detto solo una volta. Queste proprietà sono proprietà di collegamento rispetto a somma e prodotto. Una proprietà è che x è minore o uguale di y, x è minore o uguale di y se e solo se x più z è minore o uguale di y più z per ogni x, y, z in Q. Siamo in Q per adesso, non è che siamo andati oltre. E l'altra proprietà è che se x è maggiore o uguale di 0 e y è maggiore o uguale di 0, allora x per y è maggiore o uguale di 0. Però x, y appartenenti a. Vi ho detto, mi sembra giovedì, che queste due proprietà sono le proprietà fondamentali che ci servono per sviluppare le disequazioni. Così come le proprietà di campo ci servono per sviluppare, ad esempio, anche le equazioni. In questo caso, questa è la legge che dice che ad ambo i membri di una disequazione posso aggiungere la stessa quantità e la disequazione non cambia. In quest'altro caso io sto dicendo che posso moltiplicare ambo i membri di una disequazione per un numero maggiore o uguale di 0 e la disequazione non cambia. Cioè, immaginate avere questa disequazione, moltiplicate per un numero maggiore o uguale di 0 la disequazione non cambia. Ovviamente se moltiplico per 0 diventa un'equazione. L'implicazione comunque è assicurata, non è se e solo se. Se solo se si avrebbe se qua y è maggiore di 0, allora potrei dividere per tornare indietro, potrei moltiplicare per 1 su y o dividere per y. Però mi bastano scritte così. Ok, quindi l'unica cosa che non sappiamo, che non abbiamo definito ancora, è archimedeo. Archimedeo significa per ogni P e Q appartenenti a Q, P maggiore di 0, Q maggiore di 0, esiste un numero naturale tale che NP sia maggiore di Q. Chiamiamoli X e Y, no? Perché sennò P e Q sembra. Ecco qua.
tanto ce l'ho scritto che stanno in Q, nx è maggiore di 2. Questa è una proprietà ovvia, perché se x è uguale, stavolta scriviamo p su q, p e q, diciamo p appartenente a z, q appartenente a n. Se y è uguale a p' su q', p' appartenente a z, q appartenente a n, cioè se sono due frazioni, in realtà, scusate, ho sbagliato, posso essere più preciso, sia P che P' sono numeri naturali, perché il denominatore l'abbiamo sempre preso per convenzione positivo. Per quanto riguarda il numeratore, se il numero è positivo, anche il numeratore deve essere così positivo, perché sappiamo che x e y sono maggiori di 0. A questo punto, come faccio a rendere... basta prendere n uguale i primo per u primo no per scusate per q per 2. Allora fate nx, qua questi sono numeri interi, numeri naturali. Nx viene 2 pi primo q p su q. Adesso q e q si semplifica, quindi 2 pi pi primo. Allora io devo dimostrare che questo è sicuramente maggiore di, anche se p fosse 1, questo è sicuramente maggiore di p', perché c'è il 2. Allora, se è maggiore di p', ovviamente è maggiore o uguale di p' su q'. Quindi questa è una banalità, insomma. Quando ho due frazioni positive, moltiplicando per un numero intero abbastanza grande, sicuramente posso rendere la frazione eventualmente più piccola, posso farla diventare più grande. Scusa, l'ultimo rigo dovrebbe essere q primo appartenente a n. Sì. Ok? Vabbè, insomma è una banalità. Però, diciamo, va detta. Ok. Allora, quindi noi, per riassumere, sappiamo che se vogliamo usare i numeri naturali con i numeri razionali, le frazioni, con le frazioni possiamo fare le quattro operazioni, possiamo sviluppare equazioni e disequazioni. Però, non, per esempio, non possiamo trovare le radici di tutte le equazioni, anche a coefficienti interi. La semplice equazione x quadro meno 2 uguale 0 non ha soluzione. Ricordatevi che quando io ho un'equazione, la ricerca delle soluzioni non dipende solo dall'equazione, dipende pure da dove voglio cercare la soluzione, da dove mi è consentito cercare la soluzione. Se per esempio questa semplice equazione x più 1 uguale a 0, x appartenente a n, non ha soluzione. Non c'è nessun numero naturale che sommato a 1 faccia 0. Se però qui amplio l'insieme di ricerca delle soluzioni a z, ovviamente x uguale a meno 1. Qua è lo stesso discorso. È un po' più delicato qua, perché diciamo noi in qualche modo una vaga idea dei numeri reali ce l'abbiamo, perché l'abbiamo, ce l'hanno dette alle superiori. Ma qua qual è la soluzione?
se uno conosce solo i numeri razionali è abituato a immaginare la soluzione come scritta sotto forma di frazioni. Abbiamo dimostrato in una delle prime lezioni che se ho una frazione il suo quadrato non può mai fare 2. E allora la soluzione qual è? Dove sta? In che insieme sta? Se c'è. Perché per me... Allora... Prima di procedere all'ampliamento di Q con i numeri reali, notiamo questa cosa qui. Allora, chiamiamo, prendiamo Q, prendiamo due insiemi, A, l'insieme degli X appartenenti a Q, tali che X quadro è minore di 2, minore o uguale di 2, e X, oppure, scusate, oppure x minore uguale di 0. Poi prendiamo b, l'insieme degli x appartenenti a q, tali che x quadro è maggiore di 2, maggiore o uguale di 2, e x maggiore o uguale di 0. Allora, dimostriamo che la coppia AB si chiama, diciamo, è quella che si chiama, cioè è un caso particolare, è una sezione di Q. Cos'è una sezione? È una coppia di sottoinsieme di Q che soddisfa tre proprietà. Le tre proprietà sono sia A che B non sono un insieme vuoto, poi A intersecato B invece è l'insieme vuoto. Seconda proprietà, A unito B è uguale a tutto Q. Terza proprietà, se x appartiene ad A e y appartiene a B, allora x è minore di y. Quindi dovete immaginare, se volete, questa è la definizione di sezione, eh? Cioè queste tre proprietà definiscono cos'è una sezione. Adesso dobbiamo controllare che A e B soddisfano in questo caso. Ma praticamente abbiamo diviso il Q in due parti praticamente uguali. No, uguali no. Perché uguali? Che significa? La loro intersezione insieme a voi. In due semirette. Cioè hanno gli stessi elementi. No. No. Non ne hanno neanche uno in comune, quindi non hanno gli stessi elementi. Diciamo, uguali non ha senso. Però la loro unione dà tutto che insieme a Q. Esatto. Ah, beh, allora, attenzione. È come se noi avessimo spaccato Q in due pezzi. Che non sono forza uguali. No. Che cosa significa uguali? Che hanno lo stesso numero di elementi a... Sì, che hanno la stessa cardinalità. Attenzione, sono insiemi infiniti. Quindi non possiamo dire... Due insiemi sono uguali quando hanno gli stessi elementi. Quelli proprio non ce ne hanno manco uno in comune. Possiamo dire che sono due insiemi della stessa cardinalità? Questo sì.
Poi le questioni di cardinalità le recupereremo tra un po', forse oggi stesso. Allora, l'idea è quella che dovete immaginare, voi prendete la vostra, diciamo, dove li rappresentiamo, questo l'abbiamo accennato, l'abbiamo detto, abbastanza, non proprio con tutti i dettagli, ma insomma, dove si rappresentano i nostri numeri razionali? Su una retta. Su una retta noi, una volta fissata l'origine e una volta fissato il verso di percorrenza della retta, cioè verso il quale i numeri diventano più grandi, io una volta che ho rappresentato 1, poi ovviamente posso costruire con semplicemente con il compasso 2, 3, eccetera, eccetera, ma posso anche, vi ho fatto vedere come si costruiva anche un mezzo, un terzo, un quarto. Una volta che posso costruire la frazione 1 su n, posso costruire qualunque frazione, perché io costruisco la frazione, diciamo, 1 su q, fissato un oggetto denominatore q, poi la riporto più volte e quindi posso costruire p su q, e posso costruire qualunque frazione. Allora, l'idea qui è che io in qualche modo vabbè, se il disegno non è perfetto, ma insomma, in qualche modo ho spaccato questa retta in due e tutto quello che sta a sinistra sta in A, tutto quello che sta a destra sta in B. Ok? La cosa che ci darà fastidio in qualche modo è che non ci sta nessun elemento in mezzo. Le proprietà della sezione rimarranno uguali, ma elemento in mezzo che significa? Un elemento maggiore o uguale di tutti gli elementi di A e minore o uguale di tutti gli elementi di B. Questo elemento, siccome queste proprietà, ripeto, dovranno rimanere uguali anche per sezione campo reale, dovrebbe essere o un elemento di A o un elemento di B, però ci potrebbe essere lo stesso. Per esempio, se io spacco la retta in corrispondenza di 0, no? La situazione non sarà quella che ho descritto con due parentesi tonde, ma sarà quella che si può descrivere con una parentesi quadra e una parentesi tonda. Cioè, i numeri razionali minori o uguali di 0 stanno a sinistra, quelli maggiori di 0 stanno a destra, e c'è un elemento in mezzo. Chi è l'elemento in mezzo? 0. Chiaro? Che è completo, però. 0 è... No, no. Per come l'ho messo io, l'ho messo in A, perché la parentesi quadra l'ho messa dalla parte sinistra. Potevo metterla a destra. Cioè, non so se... Se io scrivo qui un'altra sezione, prendiamo A uguale insieme degli x appartenenti a Q, tali che x è minore o uguale di 0. B insieme degli x appartenenti a Q, tali che x maggiore di 0. Ok? Allora, quella è evidente che è una sezione, perché? Beh, che sia questo insieme che questo insieme siano non vuoti è evidente. Che un numero non possa essere contemporaneamente minore o uguale di 0 e maggiore di 0 è evidente, quindi l'intersezione è vuota. Che un numero, se non è minore o uguale di 0, è maggiore di 0 è evidente, perché la relazione d'ordine è totale, quindi un numero si deve sempre poter confrontare con 0. Quindi tutte queste proprietà sono evidenti. Oltretutto, se prendo un numero in A, questo è non positivo, se prendo un numero in B è positivo, quindi sicuramente abbiamo questa, quella da destra proprietà. Quindi qua ho spaccato in corrispondenza di 0. 0 potevo metterlo qua, ma se mi piaceva potevo metterlo pure qua. Semplicemente lì cambiavano le parentesi, la prima era tonda, la seconda era quadra. Allora, rimettiamolo come stava prima. Quindi, come dire, io ho spaccato da una parte, in quella parte ci ho trovato un numero. Tutti gli elementi della sezione sono quelli che stanno, diciamo, tutti gli elementi di A sono quelli che stanno a sinistra di quel numero, quelli di B sono quelli che stanno a destra di quel numero. L'unico elemento in questione che sta in mezzo lo posso mettere in A oppure in B, e le cose non cambiano di tanto, rimarrebbe sempre una sezione. Semplicemente quell'elemento lì l'avrei spostato a sinistra oppure a destra. Questo sta nella mia, diciamo, non altera il fatto che la coppia B sia una se
funziona. Il problema è che se lo faccio qua, se scrivo questa cosa qui, queste proprietà valgono ugualmente, in italiano è più corretto, valgono ugualmente, ma il problema è che questo uguale qua lo posso togliere, lo posso mettere, tanto non cambia niente, perché non c'è nessun numero razionale del quadrato faccia 2, e che significa che dove ho spaccato io non ci ho trovato niente. Quindi vedete la differenza tra le due situazioni. Qua ho spaccato e ci ho trovato 0. Poi 0 lo posso mettere in A e in B, ma sono fatti che decido io. Qua invece ho spaccato. Ho spaccato perché sono riuscito a spaccare. Cioè, nel senso, adesso verifichiamo queste tre proprietà, è una banalità. 0 sta qua, sta in A. 2 sta in B, perché 2 al quadrato fa 4. Quindi A e B sono diversi dal vuoto. Poi prendiamo un elemento di A e un elemento di B. Un elemento di B è maggiore o uguale di 0. E 0 non va bene, perché 0 al quadrato fa 0, che non è maggiore. Quindi un elemento di B è strettamente positivo. Un elemento di A può essere negativo. Se l'elemento di A è negativo, allora chiaramente l'elemento di A è minore dell'elemento di B. Questo è negativo e questo è positivo. Allora rimane il caso in cui sono entrambi positivi. Però sono entrambi positivi. Il primo, quello di A elevato al quadrato, è minore o uguale di 2. Quello di B elevato al quadrato è maggiore o uguale di 2. Quindi sicuramente l'elemento di A è minore o uguale dell'elemento di B. L'unico caso in cui potrebbero essere, perché per due numeri positivi razionali è equivalente che siano in una certa relazione d'ordine, oppure che i loro quadrati siano nella stessa relazione d'ordine. Cioè 3 minore di 5, 6 solo se, 9 minore o uguale di 25. Professore, chiedo scusa, ma essendo che non esiste un numero che al quadrato di A2, non dovremmo togliere... O ce lo toglio, ce lo lascio, è la stessa cosa. Okay. Perché adesso, proprio questo stavo per dire. Adesso, l'unico caso in cui potrebbero essere uguali sarebbe il caso in cui l'elemento di A al quadrato faccia 2 e l'elemento di B al quadrato faccia pure 2. Perché quello, da quello che ho scritto, sarebbe consentito, e se fossero uguali i loro quadrati, essendo positivi, sarebbero uguali anche loro. Chiaro? Il problema è che non c'è nessun numero razionale che al quadrato faccia 2, quindi da questo ragionamento abbiamo sicuramente dimostrato sia questa proprietà, perché la 3 in sostanza implica anche che l'intersezione è vuota, no? Se tutti gli elementi di A sono minori degli elementi di B, è chiaro che non ci può stare un elemento in comune tra A e B. Adesso rimane la 2. Io prendo una frazione. Allora ragiono così: se è negativa la metto in A, se è non positiva la metto in A. Se è positiva, faccio il quadrato. Può venire 2? No, perché l'abbiamo dimostrato. Allora, perché se venisse 2 non saprei dove metterlo, perché ho messo uguale qua e uguale pure sotto. Però se è minore di 2 lo metto in A, se è maggiore di 2 lo metto in B, quindi effettivamente vale anche questa proprietà. Quindi l'unica differenza tra queste due situazioni che io ho rappresentato è che in un caso ho spaccato i razionali e ci ho trovato un numero. Nell'altro caso ho fatto una cosa assolutamente analoga, cioè ho spaccato a un certo punto questa retta e non ci ho trovato niente. O quantomeno non ci ho trovato nessun numero razionale. Cioè sto dicendo che questo segmento qua, che va da 0 fino al punto dove ho messo le due parentesi tonde, quel segmento lì ha una lunghezza, se ce l'ha, che potrei pure pensare che non abbia una lunghezza, però se voglio pensare che abbia una lunghezza, non posso pensare che questa lunghezza sia un numero razionale. Allora il problema qual è? Allora, dopo lunga meditazione, cioè secoli di meditazione, insomma, hanno deciso che quel segmento ce l'aveva la lunghezza. Quindi hanno deciso che il problema era semplicemente che noi dovevamo ampliare il nostro insieme numerico.
Se per esempio vogliamo ampliare il nostro insieme numerico, qui in mezzo ci mettiamo un numero che oggi anche voi sapete benissimo che si rappresenta con la radice di 2. Però il problema è chi è sta radice di 2? Cioè, se li vogliamo definire correttamente i numeri reali, come si devono definire? Allora, io vi do un canovaccio, non lo facciamo perché se lo dovessimo fare con tutti i sacrifici ci vorrebbero 3 settimane. Allora, definizione. I numeri reali sono le sezioni di Q. Cos'è una sezione di Q? Una coppia B è una sezione di Q. Se solo se soddisfa queste 3 proprietà. Naturalmente stiamo parlando di... Sì, vabbè, quando ho scritto A unito B uguale Q è chiaro che sono sottoinsieme. Quindi la definizione... Oh, in realtà ci sono tante piccole cose da precisare. Per esempio, noi abbiamo visto questa sezione qui, quella di prima. Che numero è? Oh. Se la parentesi quadra la metto a destra e quella tonda la metto a sinistra, che numero è? Sempre 0. Allora, non è proprio così. Cioè, ci possono essere 2 sezioni... non più di due, che mi danno lo stesso numero, ok? Quindi io dovrei chiarire che ci possono essere delle sezioni equivalenti, quindi i veri numeri reali sarebbero le sezioni di Q modulo una certa relazione di equivalenza, però farlo è molto più complicato che capirlo, perché qua l'unico problema sarà che quando facciamo la sezione quello che si chiama l'elemento di separazione, se lo metto a destra o lo metto a sinistra. Quindi la definizione la lasciamo volutamente così. Oh, il problema è quell'altra sezione lì, chi è? Vabbè, insomma. Quell'altra sezione lì la chiamerò radice di 2. Però vabbè, sì, tu puoi fare tutto quello, chiamare le cose come ti pare, però poi bisogna vedere se queste cose funzionano. Che ci dobbiamo fare con i numeri reali? Allora, con i numeri reali noi ci vorremmo fare tutte le cose che ci facciamo con i numeri razionali. Allora, con i numeri razionali ci facevamo addizione, moltiplicazione e poi ci facevamo le equazioni, cioè avevamo una relazione tutti, ok? E poi che avevamo la proprietà Archimedeva, insomma, quella è una cosa che si può verificare. Allora il problema è come si definisce la somma, si definiscono la somma e il prodotto di 2 numeri reali. Allora, se lo volessimo fare in maniera corretta, cioè la definizione si dà
non è che qualunque definizione non è che è corretta o sbagliata di per sé. Poi io posso dare tutte le definizioni che mi pare. Poi naturalmente corretta nel senso che poi seguiranno le stesse proprietà che c'erano per la somma e il prodotto di numeri, cioè in Q. Ok, allora vediamo il caso della somma. Allora, x corrisponde a una sezione AB. Allora, y corrisponde, anche qui ripeto, la sezione in realtà non è unica, possono essere due, ma per semplicità supponiamo che sia solo corrispondente alla sezione AB. E y corrisponde alla sezione A' B'. X più y. Chi è? È A più A' di più B'. Dove cosa intendo? Intendo, ricordatevi, queste sono sezioni di Q, quindi queste sono A, B, A', B', sono sottoinsiemi di Q, sono frazioni, quindi io quello lo so come funziona. A più A' chi è? È uguale alla somma di, chiamiamole, invece di chiamarle x e y, chiamiamole a più b, tali che a appartiene ad a e b, a più a primo, a primo appartiene ad a. Cioè, allora, facciamo un esempio, così si capisce meglio. Io voglio fare 1 più 3, ok? Allora, prendo tutte le frazioni minori uguali di 1 e tutte le frazioni maggiori di 1. Poi prendo tutte le frazioni minori uguali di 3, per il 3, e tutte quelle maggiori di 3. Qui ci metto tutte le somme di una frazione minore uguale di 1 e una frazione minore uguale di 3. Cosa otterrò? Una frazione minore uguale di 4. Viceversa, poi dovrei dimostrare che tutte le frazioni minori uguali di 4 si possono ottenere in un modo del genere. Che non è difficile, ma insomma richiede un minimo di fatica. Dall'altra parte ci metto tutte le frazioni maggiori di 1 e tutte le frazioni maggiori di 3. Adesso voglio fare b più b', chi sarà? Sarà la somma di una frazione maggiore di 1 e di una frazione maggiore di 3. E verrà una frazione maggiore di 4. Viceversa, devo dimostrare che ogni frazione maggiore di 4 si può scrivere una frazione maggiore di 1 più una frazione maggiore di 3. Quindi abbiamo estremamente complicato la somma 1 più 3 uguale 4. Prima facevamo 1 più 3 uguale 4, adesso facciamo la sezione. Facciamo così, rifacciamo con l'A, ritroviamo che è un'altra. Dobbiamo dimostrare poi una sezione e vedete che 1 più 3 fa 4. Però il problema è, diciamo, il vantaggio è che questa cosa funziona pure con radice di 2. Perché se adesso voglio fare 1 più radical 2, qua ci metto tutte le frazioni minore uguali di 1, tutte le frazioni maggiori di 1, qua tutte le frazioni, vabbè, su quella sezione là. Quando vado a fare le somme troverò che questa è una nuova sezione che, diciamo, corrisponderà proprio a quello che io chiamo 1 più radical 2. Per capirci, sta cosa è vero che sembra una complicazione inutile, però la complicazione c'è, perché se io scrivo radical 2 più radical 3, questo in maniera esatta non lo calcoli, come in maniera esatta non calcolo neanche la radice di 2. Se io voglio calcolare, allora, cosa possiamo fare noi? Possiamo dire radice di 2 uguale 1,41 e rotti, radical 3 uguale 1,7 e rotti, qua non mi ricordo a memoria, quindi, e che ne so, questo qua sarà compreso tra 3,1 probabilmente 3,2. Mettiamo. Beh, 3,3 sicuro. Ok? Probabilmente qua c'è 3,2, quindi ho scoperto la prima cifra decimale di questa cosa. Se la voglio essere più preciso, devo usare una calcolatrice oppure devo fare dei conti a mano.
e poi scopro due cifre, tre cifre, quattro cifre, cinque cifre decimali, ma anche se avessi scoperto 470.000 cifre decimali, non avrei trovato quel numero. Non avrei trovato quel numero, perché sarebbe sempre un numero razionale. Quindi avrei semplicemente trovato dei numeri vicini a sinistra e a destra che mi stringono quel numero là. Quindi l'idea è che io posso stringerlo quando mi pare. Ma l'idea che posso stringerlo quando mi pare e l'idea che sta in mezzo alla sezione non sono molto diverse. La sezione di per sé cosa specifica? L'unica cosa che ci sta in mezzo. Ok? Bene. Allora, il problema, col prodotto già incontreremo problemi. Perché col prodotto dovremmo fare la moltiplicazione degli elementi in A e quelli in A prima, la moltiplicazione degli elementi in B e quelli in B primo, però bisogna stare attenti alla regola dei segni. Perché se era tutto maggiore di 0, vabbè, funziona. Se uno era maggiore di 0 e l'altro era minore di 0, allora quando vado a fare il prodotto, A per A primo lo devo mettere a destra e B per B primo lo devo mettere a sinistra. Quindi se voglio fare questa cosa in maniera rigorosa dovrei perdere, infatti sono quelle pagine che ci sono, se andate a vedere sul libro della vostra superiore ci stanno, ma sono tipo 10-15 pagine scritte in caratteri piccoli, 10 pagine forse no, magari 6 o 7 sì, scritte in caratteri piccoli piccoli, e che giustamente il professore non è che ci può perdere più di tanto tempo, però così funziona. Beh, ci sono anche altri modi per introdurre i numeri reali. Però, visto che gli altri modi richiedono comunque il concetto di limite che invece dobbiamo ancora fare, allora è meglio farlo in questo modo. Che cosa cambia? Vabbè, somma, prodotto, definiti nel modo opportuno, insomma, definiti per approssimazione, no? L'idea che sottostante a questo discorso per la somma o al discorso analogo della definizione del prodotto è che se io prendo un numero razionale, dei numeri razionali, mettiamo tutti positivi, se prendo due numeri razionali molto vicini a x e y, la loro somma sarà molto vicina e più piccola di x più y. Se prendo due numeri razionali molto vicini a x e y, il loro prodotto sarà molto vicino e più piccolo a x per y. Questa è l'idea, e da sopra la stessa cosa. Cosa succede? A questo punto il mio nuovo insieme lo chiamo R, insieme dei numeri reali, e ho sempre la somma, il prodotto, ho dato un'idea di come si definiscano, e ho ancora la relazione d'ordine, perché quando è che x minore di y. Allora, x corrisponde a una sezione AB, y corrisponde a una sezione A' B'. Dire che x è minore di y significa A potere di A'. Cioè, se tutti gli elementi di A stanno in A', allora è chiaro che questo sta a destra. L'uguale non posso scrivere perché c'è sempre il problema dell'elemento di separazione, però uguale, insomma, supponiamo di averlo capito a parte. Ci sono due sezioni che mi danno lo stesso numero, va bene. Allora, una volta fatto il più, una volta introdotto il concetto di sezione, allora, il concetto di sezione è in parte
è una specie di petizione di principio, uno potrebbe dire, nel senso che io spacco la mia retta razionale, da una, in certi posti ci ho trovato dei numeri, in altri posti non ci ho trovato i numeri, però ce li voglio mettere. Quindi potrebbe essere quello che gli americani chiamano wishful thinking, cioè tu immagini che ci sta, poi in realtà non ci sta. No, in matematica io posso definire quello che mi pare. L'unica cosa è che devo controllare che le definizioni non diano luogo a contraddizioni. Questo è tutto. Che in matematica io posso costruire tutto quello che posso costruire di non contraddittorio con gli assiomi fondamentali, va bene. Questa è, diciamo, nella realtà io non posso dire, vabbè sì, cioè, là c'ho un palazzo di 30 piani, no, lo devi fare. Ok? In matematica no, qualunque cosa che tu riesca a definire è fatta immediatamente, l'hai definita e quindi esiste. Fino a che, diciamo, non è contraddittorio, diciamo, non viene fuori qualcosa di contraddittorio. Allora devi rimuovere qualche definizione. Per esempio si può dimostrare che l'insieme di tutti gli insiemi non esiste. Che potrei fare? Prendo gli insiemi, prendo tutti gli insiemi che posso immaginare, ne faccio l'unione, usciranno insieme? No, l'insieme di tutti gli insiemi non esiste. Eppure sembra una cosa facile da immaginare, però in realtà quella dimostrazione di questo fatto si basa sulla cosa che dovrebbe contenere il proprio insieme delle parti. L'insieme delle parti assemble una cardinalità più grande. Questo discorso non lo approfondiamo adesso, ma insomma, così. Qua quello che si può, diciamo, invece andare a vedere è che se io definisco le sezioni come ho fatto poc'anzi, posso definire una somma, posso definire un prodotto, posso definire la relazione minore uguale. L'idea fondamentale che dovete ritenere, invece di, diciamo, il discorso delle sezioni lo dovete sapere, almeno la definizione di cos'è una sezione la dovete sapere, però l'idea fondamentale è che se io voglio confrontare due numeri reali, dovete immaginare un'espansione decimale illimitata. I numeri reali sono quelli che corrispondono a un'espansione decimale illimitata, poi ci sono le frazioni che hanno l'espansione decimale limitata o periodica e quelli irrazionali che hanno un'espansione decimale illimitata e non periodica. Però allora c'avete x, c'avete y, guardate la prima cifra, guardate la seconda cifra, guardate la terza cifra, fino a che non trovate una cifra diversa. Potete dire che x è minore, supponiamo che la settima cifra sia diversa e che la cifra di x sia minore di quella di y. Posso dire che x è minore strettamente di y? Ancora no. Posso dirlo, diciamo, se è minore di almeno 2, per esempio, se le prime 6 cifre sono uguali, poi se la settima cifra, quella di x è 6, quella di y è 8, allora posso dire x minore di y. Se quella di x è 7 e quella di y è 8, c'è ancora un caso in cui possono essere uguali. Quale? Dopo 8 tutti 0, dopo 7 tutti 9. Vi ricordate, abbiamo visto? Perché quella, solo quei numeri razionali là hanno la stessa espansione decimale, diciamo, hanno queste due espansioni decimali, per meglio dire, corrispondono allo stesso numero razionale. Ok, allora, una volta comunque definita tutta sta roba, cosa valgono? Quindi l'idea è che facendo questa cosa io non perdo nulla, ma guadagno invece, e guadagno invece una proprietà. Qual era questa proprietà? Questa proprietà si dice che R è continuo. Che significa che R è continuo?
Abbiamo questa proposizione, si potrebbe dimostrare in base alla definizione che abbiamo dato, non lo facciamo per brevità, sia A, B una sezione di R. Attenzione, adesso non una sezione di Q, una sezione di R. Che cos'è una sezione di R? Mettete R al posto di Q qua e diventa una sezione di R. Cioè adesso uno potrebbe dire: bene, hai spaccato i razionali, hai fatto le sezioni e abbiamo avuto i reali. Adesso rispacca i reali, facciamo le sezioni e ci viene un'altra cosa più grande. No. Cioè se ripeti il procedimento due volte riescono fuori gli stessi numeri reali di prima. Cioè quindi è inutile farlo due volte. Fatto una volta, basta. E come si esprime questo fatto? Esiste x, diciamo, chiamiamolo z appartenente a R, tale che x minore uguale di z minore uguale di y per ogni x appartenente ad A e y appartenente. Potremmo dire anche che questo z è unico. Questo punto esclamativo significa un unico. Quindi esiste un unico elemento z di R che è maggiore o uguale di tutti gli elementi di x e minore o uguale di tutti gli elementi di A, maggiore o uguale di tutti gli elementi di A e minore o uguale di tutti gli elementi di B. Z si dice elemento di separazione. Della sezione. Naturalmente Z o sta in A o sta in B. Tutte e due le situazioni possono, sono possibili, eh? Non è che deve stare per forza in A o per forza in B. Se la sezione è fatta in maniera tale che Z sta in A, sta in A. Se è fatta in maniera tale che Z sta in B, sta in B. Di questa definizione di continuità. No, questa non è una definizione, questa è una cosa che si può dimostrare. Naturalmente si potrebbe dimostrare andando a scavare ore e ore, diciamo, in base a quelle definizioni che abbiamo dato. E che corrisponde alla parola continuità. Sì, continuo significa questa proprietà qua. Dire che è continuo significa esattamente questa proprietà qua. Scusa. Quindi d'ora in poi, quando noi andremo a fare una sezione di R, un attimo solo, finisco e poi ti faccio una domanda. Quando andremo a fare una sezione di R, noi sappiamo sempre che esiste un elemento di separazione. Quindi potremmo dire, facciamo una sezione di R e prendiamo un elemento di separazione. Sì, possiamo fare. Sì. Non ricordo se abbiamo definito Archimedeo. Archimedeo, la proprietà di Archimedeo è R si dice Archimedeo se solo se inizio diciamo R Archimedeo vuol dire che per ogni x y appartenente diciamo appartenente a R x y maggiore di 0, scriviamo meglio, x maggiore di 0, y maggiore di 0, esiste n appartenente a n, tale che n x è maggiore di y. È la stessa cosa che per i numeri razionali. Cioè io prendo due numeri reali, è chiaro che non cambia. Prendo due numeri reali, positivi, entrambi strettamente positivi, è chiaro che se uno dei due è 0 lo moltiplicate per n, rimane sempre 0. Anche se uno fosse 10 alla meno 27 o un numero reale minore di 10 alla meno 27, anche se l'altro fosse 10 alla 55, moltiplicando per 10 alla 100 quello più piccolo diventa più grande di quello più grande. Chiaro? Va bene. Quindi ripeto, l'idea è che
passando dai razionali ai reali, è vero, abbiamo fatto una costruzione più complicata, è vero che non l'abbiamo manco fatta nei dettagli. Non l'abbiamo sviluppata nei dettagli, però l'idea l'abbiamo data. E una volta fatta questa costruzione, io non ci ho perso niente. Questa costruzione io la faccio non tanto per pedanteria, per essere pedante, la faccio perché tu devi sapere, ti devi sottolineare il concetto che quando hai a che fare con un numero reale o due numeri reali, la somma in realtà o la lasci indicata o se la sviluppi non finisce mai, è sempre approssimata. Quando tu stai calcolando le prime 12 cifre di un numero reale, e vabbè, stai calcolando le prime 12 cifre, poi bisogna vedere pure questo, se con gli errori la dodicesima e l'undicesima sono esatte o meno, ma in ogni caso non hai calcolato quel numero reale. Questo è il discorso. Per calcolare quel numero reale dovresti fare infiniti approssimazioni e quindi hai bisogno di un passaggio logico che dica sì, io lo posso approssimare quanto mi pare, ma la somma oppure l'individuazione di quella sezione, di quel numero reale è un'altra cosa, concettualmente è un'altra cosa. Questo è il motivo che il matematico si arrabbia quando dice pi greco uguale a 3,14, no, perché se fosse uguale a 3,14 sarebbe un numero razionale e pi greco non è razionale, è chiaro? Questo è radice 2, non è 1,41, perché abbiamo, nel caso di radice 2 l'abbiamo proprio dimostrato. Nel caso di pi greco, la irrazionalità di pi greco si può dimostrare, ma è già un po' più difficile. Si fa in genere ad algebra, a matematica, a primario. Però, capito? È così. Però la cosa importante è che al tempo stesso abbiamo visto che sebbene i numeri reali siano di più, e vedremo poi, dico solo questo e poi ci fermiamo un attimo, vedremo poi che quando si andiamo a parlare di cardinalità, n, z e q hanno tutti la stessa cardinalità, i numeri reali no, hanno una cardinalità più alta, è chiaro? N, z e q avranno la cardinalità del numerabile, r avrà la cardinalità del continuo, abbiamo detto che è continuo, quindi la sua cardinalità la chiameremo cardinalità del continuo, chiaro? Che altro dire? Vabbè, pausa.